questo primo incontro parlando delle stagioni, diverse stagioni processuali che ci sono state in Germania e in Italia nel, negli anni del lungo dopoguerra. Se esaminiamo con attenzione il lavoro degli apparati di giustizia in Germania e in Italia per far luce sulle stragi naziste nel nostro paese, um, Um, vediamo che, um, scusate un attimo, um, se, se esaminiamo con attenzione il lavoro uh, degli apparati di giustizia in Germania e in Italia per far luce sulle stragi uh, nel nostro paese. Uh, L'immagine che si presenta è uh, sicuramente diversa e più sfumata della semplicistica versione giornalistica che per molti anni è stata diffusa in Italia e all'estero, anche in Germania. Ci troviamo di fronte a un lavoro continuo che si snoda lungo vari decenni. Con fasi principali che si sono succedute sia in Italia che in Germania dall'immediato dopoguerra fino ai nostri anni. Questo è un tema che ehm, tocca eh, direttamente anche la mia biografia e per questo sono eh, obbligato a dichiarare già da subito che mh, nel, fare, eh, nel parlare di questo tema Assumo una doppia posizione, da una parte quella dello storico, ma anche quella sicuramente meno distaccata e con un certo grado di coinvolgimento personale, che è lo sguardo di chi ha preso parte all'ultima fase di questo uh, processo in, uh, in prima persona. Come alcuni forse sanno o ricordano, sono stato per vari anni consulente a numerose indagini della magistratura tedesca e italiana. Canadese. Dal 1995 al 2005 questa collaborazione è stata molto intensa e poi successivamente, dopo il mio ingresso in università, alla fine del 2005 è diventata più saltuaria. Gli ultimi casi in cui sono stato coinvolto sono stati il processo contro Josef Schoengraber per la strage di Falzano di Cortona uh, a Monaco nel 2009. E poi il ricorso delle parti civili contro l'archiviazione a Stoccarda delle indagini nei confronti di Gerhard Sommer per la strage di Sant'Anna di Stazzema. L'aver usufruito eh, della fiducia e dell'amicizia di procuratori con lunga esperienza, come Jochen Kuhlmann a Hamburgo e Ulrich Maas a Dortmund, mi hanno sicuramente aperto gli occhi per molte problematiche legate a questi temi. Mi auguro perciò di riuscire a, a rendere questa vicenda piuttosto intricata, il più possibile intellegibile per voi. Il caso tedesco. Come la giustizia nel dopoguerra in Germania ha affrontato i crimini delle truppe tedesche in Italia um, negli anni dell'occupazione, ma poi questo discorso vale per tutto il quadro dei crimini del nazismo, fu condizionato in parte da fattori di ordine giuridico-procedurale e in parte anche da fattori extralegali, legati cioè alle politiche della memoria e alla modalità dell'approccio che nel corso del tempo la società tedesca nel suo insieme ha avuto a questo tema. Tra il 1943 e il 1945 per mano diretta delle truppe tedesche e delle misure repressive messe in atto nei confronti uh, di italiani nel nostro paese o all'estero dalla Germania nazista, quindi deportazione razziale, politica, uccisione di prigionieri e poi di internati militari fino al 1945, repressione antipartigiana, eccetera. Circa 72.000, forse 75.000 italiani hanno perso la vita e queste cifre contrastano con un numero molto modesto di indagini e procedimenti penali da parte del sistema giudiziario tedesco. Tra il 1946 e il 2007 sono stati avviati in Germania complessivamente 216 procedimenti, 204 nella Repubblica federale tedesca, 12 nella Repubblica democratica tedesca, che sono da ricondurre a reati crimini commessi dalle truppe e dalle organizzazioni tedesche in Italia. La massa di questi procedimenti si è svolta in due ondate o fasi, la prima che cade negli anni 60 e 70, la seconda che ha inizio dopo il 2000. La prima fase si apre con un appello lanciato dal governo di Bonn il 20 novembre 1964 all'inizio di quello che poi diventerà il dibattito parlamentare sulla prescrizione dei crimini di omicidio la Ferrierungsdebatte un appello lanciato ai paesi che erano stati occupati dai nazisti eh, durante la Seconda Guerra Mondiale nel quale chiedevano l'invio di documentazione relativa a crimini commessi durante eh, quel periodo, che erano fino a quel momento rimasti sconosciuti in Germania e non erano mai stati um, uh, trattati in, nei tribunali. Nel maggio del 1965 l'Italia trasmise alla Germania oltre 40 fascicoli provenienti dagli archivi di Palazzo Cesi che furono esaminati dalla centrale stelle del Landesjustizverwaltungen, quindi l'ufficio preposto alle indagini preliminari sui crimini nazisti in Germania, con sede a Ludwigsburg, e successivamente trasmessi alle procure con competenza territoriale. Ad esclusione di alcuni rari procedimenti avviati su iniziativa autonoma della magistratura tedesca, o sulla base di una denuncia proveniente da Simon Wiesenthal o, uh, o da altre provenienze, i procedimenti di giudiziari di questa prima fase fanno parte quasi tutti del gruppo di, di questi 40 fascicoli trasmessi nel 1965 dal governo italiano alla Germania. La maggior parte di questi procedimenti fu archiviata già nel corso degli anni 70. Nei primi anni 70, alcuni già direttamente subito dopo l'apertura dei procedimenti. Um, in precedenza c'era stata una inchiesta sulle deportazioni razziali dall'Italia nei confronti di Fritz Bossammer, il referente di Eichmann in Italia, conclusa con il decesso di, di Bossammer dell'imputato e, e che per questo motivo non poteva essere rinviato a giudizio. Ci fu il processo celebrato a Osnabrück nel 1968 per la strage di ebrei del Lago Maggiore nell'autunno del 1943, che si concluse con tre condanni all'ergastolo e due ad alcuni anni di reclusione per ufficiali e sottufficiali di un battaglione SS. La sentenza fu eh, però ribaltata dal Bundesgerichtshof, la Corte Suprema, e il reato uh, fu dichiarato prescritto. I motivi uh, per i quali questi procedimenti vengono avviati, dicevo, sono svariati, oltre ai fascicoli inviati dalle autorità italiane negli anni 60, le denunce di Wiesenthal o anche quelle del Centro di Documentazione eh, Ebraica Contemporanea. Nell'immediato dopoguerra troviamo talvolta denunce, autodenunce di, di persone, ex soldati, ex ufficiali, ehm, a volte nate da profondi stati di depressione, crisi coniugali, rivalità professionali, sono vari casi ehm, eh, di questo genere. In alcuni casi rari ci son, si tratta anche di vere e proprie tragedie personali che si concludono eh, con dei suicidi. La uh, Germania, uh, la Repubblica Democratica Tedesca, la DDR, fa uh, tutto sommato molto poco, solo 12 procedimenti, due dei quali fanno parte dei famigerati Waldheimer pro, uh, Process, i processi sommari celebrati a Waldheim. E in un caso almeno, forse in entrambi i casi, adesso non, non avevo i dati sotto quando mi sono preparato, sotto mano quando mi sono preparato, si concludono con la pena di morte. Dovrebbero essere anche gli unici um, uh, casi fuori dai processi alleati uh, che si concludono con la pena di morte per uh, tedeschi uh, responsabili di reati compiuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. La seconda fase invece um, inizia, ha inizio in Germania negli anni 90, eh, sulla scia dei procedimenti italiani, che iniziano anche in quel periodo, ma è soprattutto a partire dal 2000 che le procure tedesche avviano numerosi procedimenti, cosiddetti procedimenti paralleli, parallelverfahren, in termini di ripartizione geografica, il lavoro di indagine è stato condotto soprattutto a Dortmund, dalla centrale Stelle eh, per il Land Nordrhein-Westfalen, a Ludwigsport, dalla centrale Stelle del Landesjustizverwaltung, dalla Procura di Monaco e da quella di Stoccarda. Tutti eh, questi enti eh, giudiziari hanno. Ha avuto approcci diversi e risultati diversi, in alcuni casi anche discutibili. Um, anche in questo caso, come nella prima fase, la stragrande maggioranza dei procedimenti si è conclusa con la sua uh, archiviazione. Archiviazioni che erano in genere motivate um, uh, dall'impossibilità di determinare concretamente, cioè individualmente, il responsabile o i responsabili dei crimini, da mancanza di prove, uh, ma anche e soprattutto dai complicati meccanismi giuridici che governano la prescrizione dei reati, e in particolare perché la Corte, o più spesso lo, lo stesso Pubblico Ministero, um, già in fase istruttoria non ravvisavano elementi sufficienti a superare la soglia che um, separa per il codice penale tedesco l'omicidio definito semplice dall'omicidio uh, qualificato. E, su questo c'è da dire che uh, a differenza del codice penale italiano che Prevede una singola norma giuridica per l'omicidio doloso, che è l'articolo 575 del codice penale, con una serie di dettagliate aggravanti negli articoli 576 e 577. Il diritto penale tedesco distingue due capi di imputazione: Totschlag, omicidio semplice, che è l'articolo 212 dello Strafgesetzbuch, il codice penale tedesco. Viene punito con la reclusione da 5 a 15 anni. E mort, omicidio qualificato, articolo 211 dello Strafgesetzbuch, punito con l'ergastolo. Totschlag è l'omicidio compiuto impulsivamente. Mort, invece, è determinato, secondo il codice penale tedesco, per, um, per desiderio di uccidere, per la soddisfazione di un istinto sessuale, per avidità o altrimenti, o altrimenti per bassi motivi, perfidamente o crudelmente, o con mezzi di comune pericolo, oppure per rendere possibile o occultare un, un altro uh, reato. Tra uh, i cosiddetti bassi motivi, eh, rientra anche l'odio eh, razziale e sicuramente viene considerata eh, omicidio qualificato, morto, l'uccisione di bambini, mentre invece l'uccisione di donne in, nel contesto militare della guerra non è uh, dal codice penale tedesco e dalla giurisdizione. Giurisprudenza considerato automaticamente eh, morto, potrebbe essere anche eh, Todeschlag. Um, questa distinzione operata dal codice penale tedesco ha delle conseguenze pratiche rilevanti per la prosecuzione dei crimini commessi dalle forze armate nella seconda guerra mondiale. Nel primo dopoguerra, entrambi i reati erano estinti per prescrizione dopo 15 anni quello di Totschlag, oggi estinto dopo 20 anni, e dopo 20 allora quello di Mord, che oggi non è più prescrivibile, eh, prescrivibile dal 1979. La prescrizione per i crimini nazisti veniva calcolata a partire dal giorno della capitolazione tedesca, l'8 maggio 1945. Da questo consegue che i reati di Totschlag del periodo di guerra potevano essere perseguiti soltanto fino all'8 maggio 1960. A quell'epoca pochissimi casi di crimini di guerra qualificati prevalentemente come Totschlag erano stati affrontati dai tribunali tedeschi. Dopo il 1960 possono essere portati a giudizio solo i casi qualificati come morti. Tra i motivi uh, considerati uh, bassi rientra, come dicevo prima, l'odio razziale, uh, uh, a bietta viene ritenuta l'uccisione di uh, bambini, infanti, fanciulli, l'uso di procedure perfide e crudeli. La fucilazione di persone adulte, invece, comprese le donne, o anche la loro impiccagione, non sono di per sé elementi sufficienti a determinare il passaggio da Totschlag a Mort. Tra i mezzi di comune pericolo indicati nell'articolo del codice penale, nei casi dei quali stiamo parlando, la giurisprudenza tedesca in genere non considera le mitragliatrici usate per le esecuzioni dei civili e le bombe a mano perché si parla di un contesto militare di guerra e quindi con caratteristiche particolari. Ehm, per poter passare da Totschlag a, a Mord è sempre necessario un più di violenza non giustificata dalle circostanze. Nei 60 anni trascorsi da allora fino ad oggi, l'estinzione del reato ha praticamente impedito la prosecuzione nella stragrande maggioranza dei crimini di guerra e questa circostanza, insieme ad altri meccanismi giuridici messi in atto nel dopoguerra, ha condotto a quella che può essere definita una vera e propria... Amnestia a freddo, una calte amnestì, secondo il titolo di un libro apparso molto anni fa, molti anni fa. Um, nel caso concreto dei crimini uh, perpetrati in Italia, questa giurisprudenza non poteva che condurre all'archiviazione di quasi tutti i procedimenti, non solo quelli della prima ondata, nella seconda metà degli anni Sessanta, ma anche quelli più recenti, negli anni Novanta e nei primi anni Duemila. I casi che sono stati portati davanti ai tribunali della Repubblica federale tedesca dal 1949 e nella Repubblica democratica tedesca fino al 1990 non sono più di una dozzina in totale. Quindi dobbiamo distinguere tra il numero di 200-210 procedimenti di indagine e di una dozzina di processi portati davanti eh, alle corti. Um, una dozzina al massimo uh, probabilmente uh, anche, anche meno soltanto i casi molto rari nei quali le procure uh, hanno ravvisto elementi sufficienti a passare da totschlag a mort uh, poterono essere uh, ci furono dei rinvii a giudizio e poi delle condanne il caso Engel la condanna del comandante del, del distaccamento SS di, di Genova per la strage del Passo del Turchino e per, e, per, e per altri crimini. In Germania Engel è stato messo sotto processo solo per la strage del Passo del Turchino, non per gli altri um, eventi per i quali è stato condannato in Italia. Uh, il caso Engel con una sentenza di sette anni di reclusione non scontata per l'età dell'imputato e poi ribaltata in Cassazione dal Bundesgerichtshof è uno dei pochi casi. L'unico al uh, altro caso è la sentenza di Ergastolo poi confermata uh, ma non scontata di Josef Schoengraber per la strage di Falzano di Cortona. Di giugno del 1944. Allora questi due sono gli unici casi recenti in cui il procedimento non si è concluso con uh, l'archiviazione. Nei casi degli altri due imputati che sono stati rinviati a giudizio in Germania negli ultimi decenni, Wolfgang Lenig Emden davanti al Tribunale regionale di Koblenz nel 1994 per la strage di Caiazzo, il procedimento è stato archiviato come prescritto. La sospensione poi è stata confermata dal Bundesgerichtshof. E ehm, nel caso di, di Engel, eh, condannato appunto dal Landgericht Hamburg nel 2002, eh, ma non confermata eh, dalla Cassazione. Quindi la sentenza di, di Monaco di, contro Schoengrader è l'unica passata in giudicato. Il giudice che ha emesso questa sentenza è per inciso lo stesso giudice che molto recentemente ha condotto il lungo processo per gli omicidi del gruppo terroristico di estrema destra NSU Manfred Goetzel. Non gli stessi, gli stessi giudici che hanno uh, giudicato. Um, passo brevemente al caso italiano. Uh, in questo contesto i risultati che hanno ottenuto i tribunali italiani sono un po' diversi da quelli uh, ottenuti dai tribunali tedeschi. Abbiamo, come sappiamo, alcune condanne tra il 1947 e il 1951 in presenza degli imputati chiamati a rispondere di fronte ai tribunali militari. I più noti Herbert Kapler e Walter Rieder, ma ce n'è stata anche una dozzina almeno di altri, poi rapidamente graziati dal Presidente della Repubblica e in Audi sulla base di accordi e trattative intercorse tra i due governi. Qui forse è interessante citare il caso di Josef Strauch, comandante del battaglione responsabile della strage del Padule di Fucecchio, condannato uh, per la strage a una pena di sei anni dal Tribunale Militare di Firenze, graziato dal presidente Einaudi su pressione del governo Adenauer nel 1950, tornato in Germania, dove intraprende una carriera politica in un partito di destra. E nel 1951 è Josef Strauch che, uh, quello che provvede a organizzare la difesa tedesca di Walter Reeder a Bologna. Josef Strauch è anche presente al processo di Bologna nel 1951. Quindi una grande disinvoltura di questo personaggio. Dopo la fondazione della Repubblica Federale Tedesca e il rifiuto di estradare i responsabili nazisti, il rifiuto di vieto uh, posto dalla Costituzione tedesca, furono possibili solo condanne in contumacia e quindi i procedimenti si diradarono. Ricordo nel 1976 il processo contro Josef Oberhauser per la risiera di San Saba, un uh, processo della magistratura ordinaria, il processo contro Alois Schintelholzer per le stragi nella valle del Biois, Uh, con una prima sentenza nel 1979 da parte della magistratura ordinaria e una seconda nel 1988 da parte della magistratura militare. Il procedimento nel 1991-94 contro uh, Wolfgang Lenig Emden della magistratura ordinaria a Santa Maria di Capoavetere, quello che poi dà origine al processo di Coblenza, che ho citato prima, e naturalmente nel 1995-1998 il processo contro Erich Prick uh, davanti al Tribunale militare di Roma. I... I numerosissimi procedimenti rimasti in sospeso dopo il processo uh, reeder, furono, come sapete, come sanno molti di voi, archiviati dalla Procura Militare Generale nel 1960 e furono riaperti uh, soltanto dopo il loro uh, rinvenimento a Palazzo Cesi nel 1994. La, la questione. Della uh, competenza tra la giustizia civile, quindi la giustizia ordinaria, la giustizia militare, che fino a quel momento era assai poco chiara, fu uh, in questo frangente decisa a favore di quest'ultima. Um, L'inizio della seconda fase dei procedimenti in, uh, in Italia uh, fu uh, molto. Uh, difficile, ebbe una lunga fase di avvio. Le procure militari furono praticamente sopraffatte dalla valanga di fascicoli, incontrarono numerose difficoltà a gestire questi procedimenti. Le ragioni erano molto semplici: da un lato l'ignoranza da parte degli investigatori italiani delle possibilità di indagine e di ricerca in Germania in quel periodo. L'iter per le indagini internazionali tramite era molto lento e complicato, passava dal, dal Ministero degli Interni a Roma, a Interpol a Lione, da Interpol al Bundeskriminalamt di Wiesbaden e quindi durava, durava parecchio. La collaborazione degli uffici tedeschi, sebbene ineccepibile dal punto di vista formale, era lenta e rigida. Per questo i motivi, i risultati sono stati eh, molto poco soddisfacenti. Alle richieste delle autorità italiane ehm, viene data risposta negativa, o perché mancano i dati o i nomi richiesti delle autorità italiane non sono corretti, alla centrale stelle uh, der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg le richieste inoltrate dall'Italia rimangono in evase per lunghi mesi. Per questo motivo, un gran numero di procedimenti fu di nuovo archiviato dalle procure militari. Il disinteresse in questo periodo, la seconda metà degli anni 90, è generale. In Germania regna in relazione alle richieste dall'Italia l'attendismo e anche gli organi in grado di fornire le informazioni necessarie a portare eh, avanti i procedimenti eh, lavorano con grande lentezza e non di rado svogliatamente. C'è anche da dire che i materiali che provenivano dal cosiddetto armadio della vergogna non erano affatto materiali facili da usare. I circa 2.200 atti di cui si parla erano composti, sono composti all'incirca per un terzo di omicidi e per due terzi di reati di minore gravità contro la proprietà o l'integrità fisica, e violenze di vario genere, aggressioni, rapine, ehm, reati quindi eh, già chiaramente prescritti dopo eh, così tanti anni. Gli omicidi erano per la maggior parte attribuiti a soldati tedeschi, in misura molto minore a tedeschi e fascisti insieme oppure a soli italiani. Solo nel 10% dei casi erano indicate le generalità degli accusati tedeschi, eh, mentre il resto dei fascicoli conteneva denunce contro ignoti. I casi in cui questi ultimi fascicoli poterono essere poi successivamente nel corso delle indagini attribuiti a persone o unità concrete furono tutto sommato rari. Le generalità indicate erano in genere insufficienti, non di rado errate, e in alcuni casi erano state iscritte persone che nel corso delle indagini poi si rivelarono estranee. Questo ad esempio è il caso del processo contro Otto Gal, che si svolge a Napoli, e che si conclude con il proscioglimento del, uh, dell'imputato perché evidentemente non poteva aver commesso il reato che gli veniva attribuito. Um, dal punto di vista storiografico, direi che un momento essenziale uh, in questa fase. Eh, che si inserisce anche eh, in un certo modo eh, nel discorso su, su, sulla, um, sulle indagini um, dei crimini di guerra, è il convegno In Memory di Arezzo, il primo vero convegno di studi storici sulle stragi avvenuto in Italia eh, nel giugno del 1994, mi pare 26, 27, 28, 29 giugno. Eh, dedicato alla strage in Civitella e in Valdichiana. Il convegno ha avuto il grande merito di mettere per la prima volta il tema delle eh, stragi in una prospettiva di ricerca internazionale e di raccogliere le sollecitazioni che venivano dalla Wehrmacht Ausstellung, che, ehm, la mostra sui crimini della, della Wehrmacht che si era... A Aperta proprio in, in quegli anni in, in Germania. Uh, apre nuove prospettive di ricerca. Fa conoscere in Italia i primi contributi della giovanissima Täterforschung, la ricerca sugli uh, autori dei, dei crimini, uh, sollecitazioni che sono state in parte uh, raccolte e realizzate. E che sono state portate avanti soprattutto nelle ricerche di Paolo Pezzino e dei suoi ricercatori fino al compimento dell'Atlante delle Stragi, che affiancandosi alle ricerche delle procure militari ci dà un'idea oggi molto più precisa della dimensione della teterschaft, della corresponsabilità dei vari singoli reparti tedeschi, del grado di coinvolgimento dei vari uh, corpi e, 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 e reparti tedeschi uh, durante um, l'occupazione in Italia. Um, e, e, in quegli anni, eh, una nota uh, personale, eh, so, sono gli anni in cui io stesso inizio a occuparmi di queste cose nel 1995-96. Sui, fu incaricato dai comuni di Civitella in Valdichiana, Pucin, Cavriglia e Stia di svolgere delle ricerche allo scopo di determinare con uh, precisione i responsabili uh, delle stragi avvenute in Valdichiana, in Valdarno e in Casentino nel 1944. Questo, um, questa ricerca, aveva il, uh, questa causa aveva il patrocinio legale del senatore Guido Calvi. La ricerca è durata uh, circa un anno e ha portato all'individuazione di numerosi soldati e ufficiali um, coinvolti nella strage. Ha avuto un iter complicato, fu consegnata dallo studio del senatore Calvi alla magistratura ordinaria di Arezzo, che si dichiarò non, non competente, fu passata alla magistratura militare e fu quindi soltanto nel 2002 che fu uh, avviato il procedimento la spezia. Le difficoltà di questo approccio erano eh, evidenti, ma non tutti eh, se ne rendevano conto, anzi in quei primi anni eh, c'è da dire che l'indifferenza era molto diffusa. I giornali non ne scrivevano, il mondo della politica era disinteressato, a parte eccezioni la giustizia ordinaria occupata in altre cose, la magistratura militare in quegli anni estremamente lenta e burocratica, scarsamente motivata, nelle parole di un grande storico militare italiano, un'organizzazione non nata per lavorare, comprensibilmente diffidente di tutto ciò che fuoriusciva dalle procedure di indagine eh, consolidate da un lato, e dall'altro la Germania che, consciamente o inconsciamente, cercava di fare il possibile per lasciare arenare queste indagini. E infatti, con l'esclusione della Procura Militare di Torino, del suo procuratore Pierpaolo Rivello, con il quale ho iniziato a collaborare alla fine degli anni 90, e... Um, uh, Gran parte delle indagini uh, delle, um, delle procure militari, anche di La Spezia o di Verona, Padova, eccetera, furono uh, nuovamente archiviati. In questo caso, uh, chi uh, non si è reso a questo stato di cose sono, sono alcuni giornalisti tedeschi, gli unici che in questo frangente non cedono all'indifferenza. Sono loro a mettere in moto una ondata mediatica che è andata avanti a lungo e ha svolto la funzione di stimolatore cardiaco per un apparato giudiziario pigro e una politica distratta. Sto parlando di Christiane Kohl, la corrispondente da Roma della Süddeutsche Zeitung, prima ancora dello Spiegel, la prima, che è la prima a muoversi alla fine degli anni 90 con il uh, suo famoso articolo sulla strage di Sant'Anna di Stazzema, la prima intervista a uno dei uh, perpetratori. Nel 2001 René Altamer e Udo Gümpel hanno aggiunto una nuova dimensione a, questa, a questo lavoro, uh, rivelando con i loro servizi e le loro ricerche al pubblico televisivo tedesco e italiano l'esistenza in vita di numerosi teteri in Germania, la loro lunga impunità ottenuta anche ovviamente grazie all'inattività della giustizia. Per la società tedesca che aveva dimenticato praticamente che i teteri esistevano um, è stato uno shock. La società tedesca aveva dimenticato completamente l'esistenza dei teter, del fatto che queste persone erano ancora in vita, potevano trovarsi anche nella propria famiglia e che alcuni di loro erano anche disposti a parlare se glielo si chiedeva. Se uh, tra la fine degli anni 90 e il 2002 i processi della magistratura militare italiana e di conseguenza anche quelli che poi ci sono stati in Germania sono partiti. In questo frangente è dovuto proprio al lavoro di un piccolo gruppo di giornalisti, mettiamoci degli storici, dei dipendenti degli archivi tedeschi che hanno fatto il loro lavoro con coscienza, non più di 6-7 persone, 10 al massimo. Senza di loro i processi di Sant'Anna di Stazzema, di Montesole, Civitella in Valdichiana e Vallucciole non sarebbero stati possibili. E questo piccolo gruppo è questo piccolo gruppo che ha trovato materialmente i primi nomi dei teter intorno ai quali poi sono stati imbastiti i processi che la magistratura, magistratura militare, in particolare il procuratore Marco De Paolis e la sua squadra di carabinieri e guardie di finanza, ha poi portato a termine alla Spezia dopo il 2001. Per questo. L'ultima stagione dei processi è, a mio avviso, un evento eh, significativo su molti piani, su più piani. In primo luogo perché a 50 anni dalla fine della guerra, dopo 50 anni di pratica impunità per diversi motivi, soprattutto di opportunità politica, i processi di La Spezia, Torino, Napoli, Verona, Santa Maria di Capoavetere, eh, Roma, Pongono di fatto fine a questo stato di cose. La stagione dei processi dura circa 15 anni e si chiude con la graduale scomparsa degli imputati per motivi biologici e con la punizione largamente simbolica dal punto di vista delle conseguenze pratiche eh, per gli interessati di dozzine di ex militari, soprattutto tedeschi, ufficiali e sottufficiali delle formazioni maggiormente coinvolte di SS e Wehrmacht. Io direi che l'aver posto fine a questa situazione con i mezzi della giustizia è un evento che definirei unico nella storia europea recente. Aver contribuito insieme alla Wehrmacht-Ausstellung, la mostra sui crimini della, della Wehrmacht dei primi anni 90, a forzare la Germania appena riunificata e la sua società a prendere finalmente Coscienza del fatto che i crimini del nazismo non erano soltanto la Shoah e i campi di concentramento e di sterminio, come ritenuto dal pubblico generale, ma che c'era una dimensione di violenza di guerra generalizzata nei confronti eh, di più larghe parti della popolazione civile eh, dei paesi occupati utilizzando la famosa formula di Michele Battini e Paolo Pizzino, eh, possiamo parlare di una guerra ai civili su dimensione europea, della quale fino a quel momento si sapeva molto poco, una violenza di guerra che non era riducibile all'operato di poche organizzazioni considerate criminali. Ma nella quale con una certa gradualità era coinvolto l'intero apparato militare operativo delle forze armate tedesche, dai suoi vertici fino a raggiungere, e questo era davvero nuovo anche per la storiografia, le formazioni militari sul fronte, i battaglioni, le compagnie, i plotoni, le singole squadre e i loro soldati più giovani, i diciottenni, i ventenni del 1944. Queste. Indagini e questi processi sono stati visti a lungo in Germania in maniera critica, ma in realtà essi sono riusciti a superare decenni di resistenza passiva, di impermeabilità degli apparati burocratici, della magistratura, con tutto il peso di una documentazione veramente schiacciante hanno costretto la Germania, in particolare i suoi governi recenti, a riconoscere non soltanto in termini vaghi la realtà della guerra portata dalle forze armate tedesche nei paesi dell'Europa occupata. Um, Fatto che oggi la presenza ufficiale di alte personalità della Repubblica federale tedesca, il Presidente federale, i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sui luoghi delle stragi del 1944, Montesole, Sant'Anna di Stazzema, Trieste, Civitella in Valdichiana, Fos di Novo, eh, sia diventato parte del protocollo delle visite di Stato in Italia, è sicuramente dovuto a a questa stagione di processi e all'ondata mediatica che li, ha, um, che li ha seguiti. Oggi la situazione è sicuramente cambiata in meglio, ci sono ancora molte, molte ombre, aspetti negativi, la questione degli indennizi alle vittime delle stragi, alle loro famiglie, le sentenze dei tribunali italiani passate in giudicato, mai eseguite in Germania, ci sono state delle decisioni della magistratura tedesca che, dal punto di vista delle vittime e dei loro discendenti, sono estremamente difficili da accettare. Archiviazioni e non luogo a procedere in Germania assai problematiche, come nel caso di Sant'Anna di Stazzema, in cui, dopo una lunga lotta um, delle parti civili attraverso tutte le istanze della magistratura del Land Baden-Württemberg, um, è stata rovesciata, um, um, sì, rovesciata l'archiviamento um, del procedimento contro Gerhard Sommer da parte uh, della procura di Stoccarda, decretando la riapertura del, uh, del procedimento e aprendo la strada al rinvio a giudizio dell'imputato Gerhard Sommer, che questo poi non è avvenuto, come ben sapete, ma per altri motivi. E questa è stata sicuramente una grande vittoria delle parti civili e dell'avvocata Gabriele Heinecke. Oggi, e adesso concludo davvero, questa è la, um, possiamo dire che la percezione generale della storia della seconda guerra mondiale in Germania. Dopo Wehrmacht-Ausstellung, ricerca storica, richieste di risarcimento e processi italiani è sicuramente radicalmente mutata in senso positivo, cioè verso una maggiore accettazione della realtà storica e delle posizioni della società civile italiana. Grazie della vostra attenzione.